La prefettura di Torino ha scelto di alloggiare 60 migranti all'ex feltrificio Crumier di Villar Pellice, di proprietà della Regione Piemonte. A Villar, 1130 abitanti, opererà la Diaconia Valdese, che da alcuni anni gestisce l'accoglienza dei migranti nel Pinerolese. Siamo andati a farci raccontare la loro esperienza per capire che cosa succederà. In realtà noi finora abbiamo sempre lavorato nella gestione di piccoli nuclei appartamento ben distribuiti sul territorio, e finora questo sistema ha funzionato molto bene sia dal punto di vista dell'integrazione sia della convivenza all'interno dei gruppi appartamento, ed siamo convinti che quello sia il miglior modo per fare accoglienza. Nel corso dell'estate siamo stati contattati dalla prefettura, la quale ci ha appunto informato del fatto che la Crumiera era stata selezionata come struttura dove attivare un centro di accoglienza. Ci hanno contattati proponendoci di andare a gestire questo posto, dove comunque sarebbero arrivate una sessantina di persone. Abbiamo accettato questa sfida, la Diaconia ha deciso di provare a cimentarsi in questo grande lavoro. Sarà sicuramente una modalità di lavoro diversa rispetto a quella alla quale siamo abituati, ci sarà tanto da fare e insomma da sperimentare, ma ce la metteremo tutta. La struttura è suddivisa, i posti letto sono suddivisi sui tre piani, abbiamo un piano dove ci sono delle camere un pochino più grandi da 5-6 posti, mentre i restanti due abbiamo camere da 3-4 posti letti ciascuna. E una sperimentazione sarà proprio quella di far iniziare a lavorare, essere operativi proprio questi giovani, questi ragazzi che diventeranno responsabili a loro volta di altri gruppi di richiedenti asilo, di rifugiati? Sì, l'idea di fondo è proprio questa. Ovviamente l'attivazione di un nuovo progetto di accoglienza porta al coinvolgimento dei giovani del territorio, ma ci siamo anche detti che la risorsa di questi ragazzi che vivono qua da quasi un anno, qualcuno più di un anno, da chi ha finito il progetto di accoglienza, fosse una risorsa da non sprecare ma da valorizzare. L'aiuto che loro ci possono dare nella gestione di un centro come questo è sicuramente fondamentale, un po' perché ci fanno avvicinare alle culture di provenienza di questi, chiamiamoli, nuovi ragazzi, e un po' anche per loro un'opportunità di crescita, di lavoro, di inserimento, e siamo convinti che sarà un esperimento positivo questo. Conosciamo questi ragazzi, sono persone responsabili, sono persone con la quale abbiamo fatto dei bei percorsi, e di conseguenza sì, abbiamo deciso di coinvolgere anche loro. C'è qua di lavoro da fare, Ibra, in cucina. È una bella sfida anche per te, eh? Molto, molto bello, molto, molto bello. Ibrahim, arrivato dal Gambia, sarà impiegato alla Crumier come mediatore culturale. Dal 7 settembre inizia a fare il servizio civile nazionale con noi. Quest'anno ha partecipato alle selezioni per prendere posto in questo progetto, che prevede il suo inserimento nell'equipe di lavoro del servizio richiedenti asilo e rifugiati. E l'aiuto che ci darà sarà molto importante. Lui è di origine gambiana, ma poi parla diverse lingue, parla l'inglese, il francese, il mandinga, un pochino di arabo. Ci aiuterà tantissimo nella relazione con i beneficiari, e in più c'è anche il valore aggiunto del fatto che è stato lui stesso beneficiario di un progetto SPRAR, di conseguenza conosce molto bene quali sono le dinamiche che nascono all'interno di progetti di accoglienza di questo tipo, e sarà sicuramente un esempio, potrà essere una guida per i ragazzi che arriveranno e che insomma avranno da capire come fare a muoversi qui sul territorio, come funziona il progetto, quali sono le prospettive di questo tipo di accoglienza.
e soprattutto gli darò una mano a capire come poter sfruttare al meglio questa occasione. Qua dove mangeranno? Sì. È bello, I lavori sono in corso. Questa è quella che diventerà la sala da pranzo. Le prefetture sono sovraccaricate di arrivi, di persone da gestire, alle quali dare dell'accoglienza. Abbiamo avuto le chiavi di questa struttura la scorsa settimana, nel giro di poco dobbiamo metterla a regime. Finora nelle strutture appartamento, per come abbiamo organizzato l'accoglienza finora, i ragazzi si gestiscono la cucina in modo totalmente autonomo, cucinano loro, puliscono loro, lavano loro e di conseguenza mangiano quello che vogliono e insomma sono in autonomia. Ovvio è che con un centro così grande non è possibile avere insomma 10 postazioni cucina e riuscire a gestire la situazione con questo schema. Dobbiamo fare noi il servizio di ristorazione. L'esperienza di Villa Olanda ci ha insegnato che le abitudini alimentari possono essere, insomma, sono un importante fattore da tenere in considerazione. Immaginiamoci di essere catapultati dall'altra parte del mondo ed essere obbligati a mangiare, non lo so io cosa, couscous tutti i giorni. A un certo punto il couscous noi non lo sopporteremo più. La stessa cosa per loro con la pasta asciutta, insomma, faticano. Allora abbiamo constatato che forse la soluzione migliore, quella che ci sembra migliore in questo momento, è quella di dare la gestione della cucina a un cuoco o professionista, comunque di qua, che verrà però affiancato da due borsisti di origine africana e pakistana, che gli daranno magari due lezioni di cucina etnica, insomma, si proverà in questo senso. Abbiamo deciso di farci aiutare da due ragazzi che sono attualmente in progetto da noi, perché abbiamo scoperto che tra i ragazzi che stanno nei nostri appartamenti ci sono delle abilità culinarie che insomma non vanno sottovalutate. Difatti abbiamo anche attivato questo progetto che si chiama Rifugiati o Rifugiati in Cucina, che vede appunto la preparazione di pasti da parte dei ragazzi secondo le loro tradizioni, abitudini e tipicità, ed è un'iniziativa che sta prendendo un gran piede, nel senso che ogni tanto facciamo in modo che i ragazzi vadano a cucinare insieme alle proloco, insieme alle associazioni del territorio, e invitiamo la gente del posto a mangiare, ed è una prassi, un progettino che sta piacendo tanto, perché probabilmente la gente del territorio sta scoprendo che in Pakistan si mangia bene, molto bene, molto bene. Sta rispondendo bene, quindi. E sta rispondendo bene. Abbiamo chiaro cosa succederà a Villar Pellice, ma nel frattempo gli altri esempi di lavoro della diaconia con i rifugiati e i migranti quali sono? Lui si è dimostrato molto disponibile a fare qualsiasi cosa, quindi l'ho fatto anche rastellare campi, fare un po' di fieno, e poi l'ho sfruttato soprattutto come animatore, perché ha un buon rapporto con i bambini, li vogliono bene, e allora lui ha imparato a fare alcuni giochi loro, dal ping pong al calcetto e altre cose. Poi è molto dolce con i bambini piccoli, una bella presenza, sono tutti contenti. E poi tanto in cucina, a lavare i piatti principalmente. Poi a lui piacerebbe fare anche il cuoco, quindi sarebbe piaciuto insegnargli di più, solo che il tempo non c'è stato, perché ogni giorno ce n'era una nuova. E poi lo sgrido perché lui dice sempre che va tutto bene. Sì, 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 poi lo so che è un costume maliano. Dicono che va sempre tutto bene anche quando c'è il disastro, l'apocalisse. Però ogni tanto, quando si deve lavorare, bisogna essere più pratici, meno cerimoniosi. Sì, sì.
più. Vedi che dice sì. Sempre sì, sì, sì. Da quant'è che lavori qui? Tre mesi. Non tre mesi. Manca una settimana. Poi è finito? Sì. E ti spiace? Sì, mi piace. Ti piace qua? Sì. Stai bene? Sì, sì. Abbiamo attivato una borsa lavoro di tre mesi e queste sono occasioni importantissime, un po' per la loro conoscenza della lingua italiana, un po' perché insomma si inseriscono sul territorio e via. Sono occasioni importanti per creare la rete, per cominciare a riprendere un po' in mano la propria vita. Sta finendo adesso? Adesso finirà con il mese di agosto, siamo insomma nel frattempo continuiamo ad andare avanti con il nostro percorso per il permesso di soggiorno e tutto quello che c'è da fare. I risvolti positivi sono molti, come l'occasione di crescita e apprendimento reciproco. Bane, Illo, Siko, sì. Nagato, sì. Karago, Tumu, non me lo dire, Segu, no, Nieru, sì, Segu, sì. Cabo e Tamo? Sì, sì. Ma grande! Stai imparando il piemontese quindi anche? Sì, ma... Ma adesso Anduma? Anduma? Come vin? Come lei? Come lei? Va bing? Va bing parai? Bravo! Grande! Buondì! Buondì vuol dire che... Buongiorno! Buongiorno! Sì? Buondì! Io sempre dico così, buondì, ma mi piace la lingua, mi piace il piemontese. È molto difficile da imparare. È molto simile al francese? Simile, ma la maniera di pronunciare non è facile, perché prima che ho lavorato in comune con i ragazzi che parlano sempre piemontese, un po' difficile da capire per me. Italiano sì, ma la lingua dialetto è un po' complicata per me. Io sono Rashid Razzali, sono qui con Musa, sono il responsabile dell'azienda agricola Cascina Sociale Carlo Alberto. Diciamo che Musa è stato assunto da noi, grazie alla Diaconia Valdese, per fare dei lavori che in questo momento non riesco a supportare. Musa sta imparando a coltivare, sta imparando a usare i macchinari per tagliare l'erba o comunque per manutenzione del verde, e ormai è con noi da un mese e diciamo che sta imparando molto, è un ragazzo molto sveglio e ultimamente ha imparato a raccogliere tutti i tipi di prodotti di agricoltura che abbiamo. Fa anche la raccolta della frutta, pian pianino appunto sta utilizzando i macchinari perché siccome facciamo aria verde è molto importante. Ti piace Musa lavorare? Come Aracini, io mi piace. Sì, io mi piace come Aracini. Aracini il lavoro va bene, perché io ho fatto lavoro con Aracini alla mattina più che alla sera, perché io lavoro come Aracini, come pomodoro, melanzana, come zucchina, come tagliare come l'erba, anche io ho fatto come. È molto in gamba da quando lavora con Rashid, ovviamente il suo livello di italiano è migliorato ulteriormente. È qua dall'anno scorso, è arrivato a fine agosto, non appena arrivato abbiamo avviato tutte le procedure per la domanda d'asilo, il corso di italiano, insomma tutto quello che bisogna fare in questo tipo di progetti di accoglienza. Quest'anno il suo livello di italiano è migliorato decisamente, abbiamo quindi deciso di attivare questa borsa lavoro con la collaborazione di Rashid, ed è così che un mese fa è partito facendo questa borsa lavoro di 40 ore la settimana, durerà per tre mesi, però nel frattempo questi tre mesi tirerà su, insomma imparerà qualcosa, si creerà delle competenze che potranno, speriamo, essere spese sul territorio dal punto di vista lavorativo. L'unico forse problema o lavoro che ci sarà da fare sarà cercare di far convivere, no? Tutti e 60 insieme, cercare di creare anche un po' un gruppo. Questo sicuramente sì, ma per fortuna abbiamo loro che insomma staranno con noi, ci aiuteranno. E, insomma, è una bella sfida. Si farà il possibile, si prenderanno le misure e
si capirà bene, sicuramente abbiamo tutto l'intento per fare un bel lavoro di accoglienza e di integrazione qui sul territorio. È una, come ho già detto, è una bella sfida proprio, però ce la mettiamo tutte, sono convinta che con l'aiuto, con la collaborazione, il rispetto, si possono fare grandi cose.